Francesco. Io anche, a me piacciono tutti i generi, a me la musica in generale. E quanto l'ascolti al giorno? Che posto occupa? Il tempo libero. L'ascolto quando sono stanco perché mi ricarica. Mi ricarica soprattutto quando ascolto quella Beatles. La scuola si chiama Tino Buazzelli e si trova a Frascati. Daniele, ho 14 anni e suono il clarinetto. Sono Francesco. Leonardo, suono il pianoforte e mi piace tantissimo. Davide, suono anch'io il pianoforte. Francesco. Mi chiamo Simone. Damiano. Tu quando hai iniziato a suonare? Io in prima media, perché già suonavo la chitarra da parecchio tempo. Io devo essere sincero, quando sono entrato non sapevo che era il do. Quindi io la prima lezione di pianoforte, quando sono messo seduto, ho detto cosa sai, io non sapevo niente. All'inizio volevo magari cercare di entrare a fare chitarra, ma poi alla fine mi hanno scelto nel gruppo dei clarinetti e mi è cominciato a piacere molto e quindi è cresciuta questa passione. Sono quando ho tanta tensione da scaricare e sono tipo un'ora al giorno e mi diverto. Io pratico quasi 2 ore al giorno perché appunto mi piace e mi rilassa. Ogni volta che faccio i compiti appena mi deprimo, quindi penso per rilassarmi subito dopo i compiti non vado a giocare ma bensì vado a suonare perché mi piace proprio lo strumento. Beh, in gruppo devo dire ci si diverte di più, anche però se da solista magari riesci più a far interpretare nella musica le tue emozioni e quindi far uscire il leone che è in te. Preferisco di più suonare in gruppo perché se magari sbaglio si sente poco, invece se sbaglio da solo. Penso che suonare da solista è più per imparare. Con il clarinetto suonare in gruppo è meglio perché si hanno più possibilità. Che genere di musica ti piace? Mi piace di più la classica, dopo viene il jazz. Sono un po' contraddittorio perché mi piace sia la classica che il rock. Ascolto più la radio classica. La classica, cioè l'ascolto magari quando in momenti di rilassamento non mi rilasso. Il rock è quando c'è una carica. Come l'ascolti? Sul computer? O con l'iPod, il computer. Anch'io sempre con l'iPod MP3, pure computer. Molte volte lo ascolto sul computer. La musica trasmette molte emozioni, quindi sia divertimento, sia gioia, sia rilassamento. Gianmarco. Sono Riccardo. Flavio, suono la chitarra e vado in terza C. Giulia. Camilla e sono anch'io a pianoforte. Cioè si può dire che ho iniziato in prima media. Io alle elementari. Mi era sempre piaciuto comunque. Però vabbè, diciamo che anche mia madre comunque mi aveva convinto. C'era mio padre che pure lui suonava la chitarra, quindi c'è un po' qualcosa. A me pure, ma ha insegnato qualche accordo mio padre. Nelle prove, in esercizio, comunque ogni giorno bisogna esercitarsi. Invece nell'ascolto io comunque appena ho un po' di tempo libero, pure mentre faccio i compiti, metto la radio. Appena ho un po' di tempo libero prendo subito la chitarra in mano. Pure quando non ce l'ho, perché è una tentazione vedere la chitarra là che ti chiama. Rock, la classica, sul computer oppure la radio. Preferisco le canzoni un po' più movimentate, più sul pop. Sì, io suono tutti i giorni comunque, quindi magari ci sono momenti in cui io sono felice e altri magari in cui sono triste, quindi le emozioni variano. Quando suono in pubblico, se suono in gruppo è diciamo più divertente, però se stai da solo è un'emozione completamente diversa. O vado su internet a ascoltarla, altrimenti quello che ho sul cellulare. Di solito ascolto sempre quelli più verso il rock, l'hard rock. Suonare ti diverti a suonare qualsiasi cosa, ogni pezzo che c'hai ti piace. Sì. Che spazio occupa la musica nelle scuole? Rispetto alla media europea, forse in Italia è ancora una cenerentola. Che è presente solo nelle scuole medie proprio come materia, poi finite le medie dovrebbero andare in conservatorio. C'è un vuoto in Italia che è il liceo musicale che dovrebbe esistere ma che ancora non c'è. Dei numeri su Roma e provincia, su diciamo 500 scuole medie che Roma avrà, solo se una sessantina, 65 hanno un corso in indirizzo musicale, quindi siamo ancora molto lontani da una diffusione più generale. I vostri allievi come reagiscono? Hanno un effetto positivo? Sono stimolati? Tutti i bambini che magari non riescono
a dare il massimo nelle altre materie, invece nella, con lo strumento riescono di più. Essendo ragazzi che hanno lo strumento in mano da anche quelli di terza media, neanche 3 anni, sono riuscite a mettere in piedi quello che ascolterete stasera come orchestra. Loro sono andati oltre, come tutte le scuole a indirizzo musicale. C'è questa tendenza proprio a farli suonare insieme da subito e reagiscono bene, quindi l'impegno è maggiore perché devono poi fare una figura.